Salve a tutti ragazzi, io sono Creepypasta LOL e prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al mio nuovo gruppo Facebook chiamato Mondo Horror, in cui potrete postare video, canzoni, creepypasta, recensioni, disegni, creazioni e avrete anche la possibilità di contattarmi. Inoltre volevo avvisarvi che il video che state per vedere sarà un po' diverso dal solito, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questo stile o se volete che io ritorni al mio vecchio stile di video con le immagini e tutte quelle cose creepy. Detto questo, vi lascio alla creepypasta, quindi spegnete la luce, mettetevi comodi e buona visione! Era l'agosto del 2017 quando accadde. Tutti sapevano che Ron aveva dei seri problemi comportamentali. Tutti ne erano convinti, tranne sua madre e suo padre. Loro non ci credevano. Avevano addirittura smentito le parole della psicologa che lo seguiva. Dopotutto, dei genitori come loro non potevano sopportare di avere un altro bambino problematico, dopo aver messo al mondo una figlia autistica. Eppure erano due persone eccellenti, dicevano. Cristiani, benestanti, giovani, belli ed invidiabili sotto qualsiasi punto di vista, a parte per i loro due figli. In quel periodo era ritornata in voga la moda dello slime, dopo diversi anni, ed ogni negozio ne vendeva uno di ogni tipo. Sicuramente tutti sapranno di cosa sto parlando. Tutti ricorderanno di quanto nel 2017 questo cosiddetto slime sia stato presente nelle nostre vite, accompagnandoci durante tutta la giornata. Pubblicità, video, di tutto e di più. Ogni singola persona in quel periodo andava matta per quella poltiglia viscida. E non solo i bambini, ma anche chiunque fosse munito di uno smartphone. Il fenomeno slime aveva già conquistato milioni di teste. Fantastico, vero? Tutti adorano ancora oggi questa cosa ed inoltre credo che non abbia dato noia a nessuno un semplice barattolo di crunch o fluffy slime come li hanno dati ai genitori di Ron. Tornando a loro, quei due assecondavano spesso le richieste del figlio, ma quel giorno il piccolo non venne ascoltato. I genitori erano troppo impegnati con il loro lavoro e alla domanda «Mamma, papà, anche io voglio lo slime!» L'unica cosa che riuscirono a dirgli fu «Ron, più tardi, ora stiamo lavorando!» Ovviamente il bambino non credette alle sue orecchie nel sentire quella risposta. Era la prima volta che i suoi ignoravano appieno una delle sue richieste. Ma, visto che non aveva ricevuto effettivamente un no secco, decise di non fare i capricci per quel pomeriggio. In fondo, poteva sempre provarci di nuovo, poco tempo dopo, o semplicemente gliel'avrebbero ricordato i suoi genitori, finito di utilizzare quello stramaledetto computer aziendale. Alla fine andò in camera sua a giocare con la sua pista di macchinine, nella speranza che almeno uno dei suoi genitori si degnasse a bussare alla porta della sua cameretta, interessandosi alla sua richiesta. Ma nulla. Nessuno venne a fargli visita quel pomeriggio. Sua madre e suo padre si erano rinchiusi in quella sorta di scantinato a lavorare con il computer per ore ed ore. Addirittura lasciarono il cibo in tavola pronto solo per i loro due bambini, che dovettero mangiare da soli e andare a letto successivamente da soli. La storia però, il giorno successivo, non cambiò affatto. Ancora una volta Ron venne malamente ignorato e le sue richieste nel procurare lui quello stramaledetto slime vennero nuovamente posticipate. I suoi genitori avevano un'aria così stanca quella mattina.
Sembrava che il lavoro della sera prima li avesse spolpati fino all'osso. E questo Ron l'aveva notato benissimo. Ma a lui non importava nulla. Voleva quel dannato slime a tutti i costi. E sapeva benissimo che lo avrebbe avuto in breve tempo. In quel momento, la priorità per il piccolo Ron era incentrata solo su quello. Ne era convinto. Sapeva che in un modo o nell'altro, entro sera, avrebbe posseduto quell'oggetto viscido tanto desiderato. Avrebbe fatto di tutto pur di avere quella cosa in mano. E così smise a sua volta di preoccuparsi. I suoi genitori sorrisero nel vederlo felice, nonostante non avessero preso seriamente in considerazione tutte quelle richieste per la prima volta in vita sua. Gli prepararono quindi una grande tazza di latte orzato, quasi come ricompensa per la sua pazienza. Ed infine, posandogli entrambi la mano sulla spalla, prima di scendere di nuovo nello scantinato a lavorare, gli dissero: «Tranquillo, Ron, appena questa sera avremmo finalmente smesso di lavorare, le cose si sistemeranno una volta per tutte». Il figlio rimase fermo per un attimo, riflettendo sul significato di quella frase ambigua, seduto al tavolo della cucina, guardando i due incamminarsi verso il piano di sotto, e una volta sentito il rumore della porta chiudersi, bisbigliò: «Voglio che le cose si sistemino subito». Così, per la prima volta in vita sua, Ron si avvicinò a sua sorella, seduta sul pavimento, sotto il tavolo, e, abbracciandola, con gli occhi più lucidi che mai, le pregò di aiutarlo. Almeno lei, visto che ormai era già una ragazzina. Ma una volta giunto di fianco a lei, questa gli passò a peso morto tra le mani un qualcosa di molto viscido, caldo, morbido e rosso vivo. Di colpo Ron non poté che notare un grande coltello da cucina in terra, imbrattato di sangue, proprio di fianco alla ragazzina. E un sorriso forzato dipinto sul suo volto, mentre con una mano cercava incessantemente di trattenere il sangue zappillante provenire da un grosso squarcio situato dal torace fino alla pancia martoriata. Ron non osò nemmeno urlare. Era troppo sbalordito da ciò che aveva appena visto. «Accettalo come un regalo da parte mia», disse la sorella mentre s'accasciava al suolo, versando tutto il suo sangue sul pavimento. Quando la sera i genitori di Ron risalirono le scale dello scantinato, quest'ultimo gli corse incontro, porgendo loro un rene. «Mamma, papà, anche io gioco con lo slime!» esclamò. La donna sgranò gli occhi appena vide quella cosa rossa tra le mani di suo figlio. «Ron, ma quello non è semplice slime!» disse balbettando. «Già, hai ragione. È un fluffy slime». Quando i genitori di Ron corsero velocemente verso la cucina, ormai non si poteva fare più nulla. I due erano destinati ad assistere ad uno spettacolo nauseabondo da cui si potevano trarre subito delle conclusioni. La loro bambina si era aperta al ventre, spacciando i suoi organi interni per quella cosa che Ron desiderava tanto. Tutto per fare contento il suo fratello minore. Infine, una volta avvistata quella carcassa ancora macchiata di sangue vivo, i due non pensarono minimamente di cercare aiuto. Stettero lì a fissarla, per poi bisbigliare all'unisono:
Brava, la nostra bambina.